In due parole, perché partecipare o collaborare con un'associazione come Anima VR, presto detto, un'esperienza personale è quella fatta ultimamente, negli ultimi 2 mesi, cioè dall'uscita del nono pacchetto di restrizioni verso la Russia, che per un cavillo, diciamo così, burocratico all'interno, rendeva fuori dalla possibile esportazione verso la Russia genericamente le valvole, è quella che è appunto l'esperienza che abbiamo fatto coinvolgendo tutta l'associazione, il nostro partner verso le dogane che è Easy Frontier e direttamente il Ministero degli Affari Esteri. Questo punto tramite e per mezzo appunto dell'associazione. Con loro, con la loro collaborazione, con il nostro lavoro e con quello degli esperti, ovviamente siamo riusciti innanzitutto a capire perfettamente se eravamo all'interno o non all'interno della restrizione. Una volta capito questo e condiviso questo col Ministero, abbiamo cominciato a lavorare per riuscire a trovare una soluzione possibile a questo tipo di problematica, specificando bene di che prodotto stavamo parlando, le valvole in questo caso, le valvole per uso idraulico quotidiano, quindi acqua potabile, riscaldamento, eccetera, e facendogli capire che non potevano entrare nella stessa restrizione di altre valvole che vengono utilizzate per usi bellici, per scopi bellici. Una volta fatto questo, insieme al Ministero e all'associazione degli specialisti di Easy Frontier, abbiamo preparato una bozza di quale poteva essere il testo nuovo per poter bypassare questo tipo di problema. Tutto questo è stato fatto nel giro di un mese, infatti nella decima edizione delle restrizioni verso il mercato russo che sono uscite il 25 febbraio, tutto questo già compariva e quindi abbiamo tutto il successo di poter ricominciare a esportare le valvole verso il mercato russo. Questo penso che sia un ottimo esempio di lavoro tra associazione, associati e ministeri italiani. Questo tutto per invitare tutti a associarsi perché probabilmente l'idea di una persona sola non avrebbe assolutamente portato, di un'azienda sola non avrebbe portato assolutamente a questo.